esistere oggi significa fissare la propria immagine sul telefonino per poi trasferirla sui social network, che sono le piazze oggi della vita. Se non si riesce a mandare un'immagine, significa che non si esiste. E naturalmente un giovane vuol mostrare qualche cosa di eccezionale, soprattutto se ha una vita monotona, se non è un piccolo protagonista, allora deve fare cose eccezionali. Ed ecco la figura dell'eroe, un eroe che vuol saltare, fare cose che nessun altro ha fatto. Così ci si identifica. La nostra identità ormai è dentro gli strumenti della vita digitale. E così non si guarda nemmeno il rischio. Si tratta di giovani che fanno cose senza nemmeno immaginare che cosa si arrischia, a che cosa si va incontro. A differenza dell'eroe, l'eroe certo doveva svolgere grandi imprese, ma cercava di capire qual era la maniera migliore. Quindi qui oggi abbiamo questo bisogno nei giovani: o diventano piccoli protagonisti, o hanno un senso nella vita, o sappiamo dargli una collocazione nel mondo, oppure cercheranno di diventare eroi. Ma quegli eroi che sembrano stolti perché fanno cose che sono impossibili da realizzare, ed è sicura la morte.